Bentornati, ospitiamo con piacere oggi il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ben arrivata. Grazie. Ministro, perché vogliamo affrontare il problema della possibilità, diciamo, di riformare la pubblica amministrazione, cosa sulla quale il ministro Bongiorno si batte da tempo, e di renderla sempre più efficiente, gli obiettivi, le difficoltà che si incontreranno durante questa sfida, che non è una roba da poco, perché si tratta di una sfida di fatto agli impedimenti, ai lacci e lacciuoli che la burocrazia mette sempre davanti alla nostra vita. Prima di entrare nel merito dei singoli provvedimenti, le chiedo se ha avuto, e immagino di sì, quali ostacoli in particolare nel tentativo di riformare, tentativo che insomma ovviamente appartiene anche ad altri governi precedenti. Guardi, il fatto più particolare dell'Italia è che secondo me non esiste una pubblica amministrazione, esistono tante pubbliche amministrazioni. Perché è noto che soprattutto al nord ci sono in realtà alcuni settori della pubblica amministrazione che vanno molto più velocemente rispetto al sud Italia. E questo fa sì che un legislatore fa delle leggi uguali per tutti, perché il provvedimento è astratto. Quindi la difficoltà è fare delle leggi che però evidentemente riescano a incidere in maniera diversa, visto che abbiamo tante pubbliche amministrazioni. Penso veramente al nord, che in certe parti della pubblica amministrazione sta andando veramente bene. C'è stato un sindaco che ha fatto la fila per farsi fare il documento, la carta d'identità, e si è reso conto di quanti impedimenti, di quante difficoltà ci sono soltanto recandosi di persona. Lei esattamente coglie il problema, perché a Roma per avere una carta d'identità per adesso si aspettano 4 mesi, in altri comuni si aspettano poche ore o pochi giorni. Questo da un lato evidenzia la difficoltà della sfida, dall'altra parte rende chiaro che qualcosa si può fare. Secondo me dipende da 2 fattori, il fattore umano, quindi bisogna fare crescere la classe dirigente, bisogna fare in modo che il dipendente pubblico che ha il posto fisso comprenda che posto fisso non significa soltanto fare passare del tempo, fare trascorrere la giornata, il posto fisso ogni giorno implica anche la necessità di portare a casa dei risultati. E poi la sfida seria è quella della trasformazione digitale, perché se si riesce, certo, a fare una trasformazione digitale, finalmente avremo anche la carta d'identità nell'immediatezza tutti. Senta, il 14 di febbraio, oltre ad essere San Valentino, è stato approvato nel Consiglio dei Ministri questo disegno di legge, le diceva appunto, sulla dirigenza della pubblica amministrazione. Sì, forse perché il giorno degli innamorati io sono innamorata di questa possibile soluzione. Vede, io credo questo, in un ufficio l'organizzazione dipende dalla bravura del dirigente. Certo, in questi anni si è sempre detto, tutto sommato, sì, il dirigente deve portare a casa un risultato a prescindere anche dalla presenza in ufficio. Io forse in questo sarò un po' così all'antica. Io credo molto nel dirigente che arriva il primo in ufficio ed esce l'ultimo. Non è vero che non serve la presenza in ufficio, serve per stimolare, per organizzare. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che non va bene, la votazione che hanno questi dirigenti pubblici è 100, cioè il massimo. Com'è possibile tutto questo? Evidentemente dobbiamo cambiare anche quelli che sono i criteri di valutazione del dipendente pubblico, che spesso si fa gli obiettivi da solo, cioè raggiunge questo 100 perché si dà obiettivi blandi, ad esempio fare 30 o 40 riunioni. Fare riunioni non è un obiettivo, è un mezzo. Senta, in discussione alla Camera c'è anche il disegno di legge cosiddetto concretezza, che riguarda diversi aspetti della pubblica amministrazione, uno dei quali particolarmente, diciamo così, sensibile, è quello che riguarderebbe la lotta contro i furbetti del cartellino, che verrebbe sostituito dall'impronta digitale. Però qualcuno fa notare che questo sarebbe anche un po' una violazione della privacy, lei che ne pensa? Io le dico subito, qualsiasi legge deve bilanciare dei beni in conflitto. In questo caso abbiamo la riservatezza da un lato, l'interesse della collettività all'efficienza della pubblica amministrazione dall'altro. Io non esito a dirle che secondo me il cittadino deve prevalere su tutto il resto. Dopodiché
Per la tranquillità di tutti abbiamo studiato un sistema in virtù del quale il dipendente che metterà l'impronta non trasferirà i dati sensibili alla pubblica amministrazione, perché saranno trasformati in un codice alfanumerico. Non è una misura punitiva, è una misura che premia la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici che lavorano per due o per tre, perché hanno accanto scrivanie vuote. Quindi non vogliamo punire, vogliamo valorizzare quelli per bene. Senta, uno dei provvedimenti più importanti di questo governo è stato ed è la quota 100, che dovrebbe anche creare una sostituzione fra gente che va in pensione e gente che dovrebbe prendere il proprio posto. Nella pubblica amministrazione sarà così? Guardi, con questo provvedimento secondo me abbiamo intanto sanato una gravissima discriminazione che c'era tra dipendenti privati e dipendenti pubblici. E questo voglio dirlo con grande chiarezza. La prima cosa che mi è capitata diventando ministro è di leggere una serie di lamentele, di critiche da parte dei dipendenti pubblici che dicevano che loro avevano la pensione dopo due o tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e mi dicevano: ma se io intanto mi ammalo, perché non posso godermi quelli che sono i miei soldi? Bene, adesso nell'immediatezza hanno la possibilità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di avere un gruzzoletto subito, che probabilmente arriverà a 45.000 euro. Quindi già questo è un grande premio per i dipendenti pubblici, e poi avremo sicuramente un bel ricambio generazionale che ci serve anche per la trasformazione digitale. A proposito di ricambio generazionale, ci sarà un turnover? Dobbiamo aspettarci assunzioni in più quando i vecchi andranno in pensione, oppure... Questo è il primo governo che fa sblocca il turnover. Avremo un turnover al 100%, già con la legge di bilancio. Per quindi ogni impiegato che esce c'è futuro. Uno che entra? Per uno che entra, uno che esce, e nello stesso momento 130 milioni per assunzioni straordinarie. Io dico che quello che ha fatto questo governo per la pubblica amministrazione non è mai stato fatto in passato. Sa perché? Perché io credo che non possiamo dire non va bene la pubblica amministrazione, la taglio, perché normalmente è questo il discorso che si fa. Non va bene, dobbiamo fare in modo che vada bene, con dei dirigenti veramente motivati che motivino i dipendenti, ma devo mettere le persone negli uffici. Usciamo un po' fuori dal suo ministero e andiamo a quello che è sempre stato il suo lavoro, anche la protezione per esempio delle donne che subiscono violenza. Anche da questi studi era partita proprio la proposta di un codice rosso, una sorta di via libera immediato per le donne che denunciano, affinché vengano fatte le famose 72 esatto ore. Vengano fatte delle concrete azioni in loro difesa. A che punto siamo? Questo è un provvedimento importantissimo, perché per anni, anche da qui, io ho detto alle donne denunziate, e le donne dicono: ok, noi denunziamo, ma spesso non riusciamo a avere giustizia. Stop alle donne che attendono giustizia e che vengono intanto uccise. Con questa legge che è in Commissione Giustizia e che io vorrei accelerasse il suo percorso, le donne hanno la possibilità di parlare col pubblico ministero entro 3 giorni, così se è un inutile allarmismo la pratica sarà messa da parte. Se invece si tratta di una donna che sta per essere uccisa, il magistrato potrà avere la possibilità di aiutarla, quindi si restringono i tempi dell'aiuto. Senta, un'ultima domanda gliela devo fare su un caso che è un po' diverso da quelli che stiamo trattando adesso. Perché lei ha rivelato in una intervista al Corriere della Sera, che trovate oggi in edicola, che dietro la scelta del ministro dell'Interno Salvini di avvalersi, diciamo così, la possibilità di che il Parlamento, diciamo, bloccasse l'iter e fermasse il procedimento su di lui, il processo su di lui, e quindi avvalersi dell'immunità parlamentare, c'è un suo consiglio. È lei che gli ha consigliato di far così. Come mai? Perché Salvini era assolutamente pronto ad affrontare il processo, perché, come ha sempre detto, lui continuerà a svolgere le sue funzioni con grande rigore, con grande correttezza, difendendo i confini. Io gli ho fatto presente che la Giunta avrebbe dovuto valutare solo ed esclusivamente se quel ritardo era o meno dettato da un interesse pubblico. Quindi Salvini, per farsi processare, avrebbe dovuto mentire e dire: no, non c'era un interesse pubblico. Punto numero 2. Oggi la giustizia è malata. Dura 7, 8, 9, 10 anni un processo penale. Allora, non c'era la possibilità in pochi mesi di andare in un'aula e dimostrare che si trattava di uno scalo tecnico, che non c'era nessun tipo di sequestro di persona. C'era solo il rischio concreto di restare ostaggio della giustizia 10 anni, per essere poi sicuramente assolto perché non c'è nessun reato nella sua condotta,
però per 10 anni restare ostaggio della giustizia, secondo me è qualcosa che proprio non è il massimo, soprattutto in questo momento in cui sta facendo cose importantissime. Questa è la sintesi, se volete saperne di più nei dettagli, leggete il Corriere della Sera di oggi. Grazie a voi. Al ministro Giulio Bongiorno per essere stato con noi.